Gino D'Arrigo della SPAL, stasera si conclude la vostra stagione, una partita un po' al di sotto di quelle che erano le attese, però rimane un'annata qui al campetto ottima. Sì, senza dubbio, è stato un torneo bellissimo, ci siamo divertiti tantissimo e stasera è andata male, però sapevamo che di fronte avevamo uno squadrone, una squadra veramente forte e l'abbiamo giocata fino a che abbiamo potuto. Il risultato è stato giusto alla fine. Nel secondo tempo loro hanno segnato quei gol che hanno creato il break e poi non siete più riusciti a ritornare in scia. Sì, sì, è vero. E sapevamo che c'era questo rischio di questa partita così. Però, ripeto, abbiamo fatto un grande torneo, ci siamo divertiti e quella era la cosa principale. C'è un po' di amarezza per la partita, ma anche la soddisfazione per aver vissuto insieme un torneo che è stato veramente bello per voi. Sì, sì, ma più che amarezza c'è soddisfazione, che abbiamo fatto un torneo che non pensavamo neanche che arrivassimo a questo punto. Siamo arrivati, abbiamo fatto la nostra figura, stasera abbiamo perso, però siamo stati in partita anche fino all'ultimo, dico, non è che è stata una partita dove ci hanno massacrato. Ci siamo divertiti, questo è stato l'importante. In molte occasioni avete anche sopperito alle assenze, avete ottenuto con la forza del gruppo dei risultati importanti e questo è il premio più bello che condividerete tutti insieme. Sì, sì, quello senza dubbio. Sai, le assenze le abbiamo pagate tantissimo. Ti ripeto, come ti dicevo l'altra volta, l'assenza di Bottari è stata un'assenza pesante. Lui in zona gol è un cecchino e mancando lui perdiamo almeno il 30-40% dei gol. Però è andata così, va bene, dai, siamo contenti uguale. Adesso da spettatori vi godrete queste ultime partite, sono rimaste le squadre più forti. Sì, senza dubbio, ma è chiaro che sia così. Alla fine arriveranno le quattro che sono sempre quelle più forti, quelle più attrezzate. Vediamo chi vince, vediamo chi vincerà.